Con la seconda edizione di Octo Connected Forum continua il vostro percorso verso la mobilità sostenibile. Quali sono le novità di quest'anno e i progetti? Le novità sono fondamentalmente il mantenere le promesse. L'anno scorso, quando abbiamo cominciato il nostro viaggio con l'Octo Connected Forum 2021, abbiamo promesso che avremmo trasformato le idee in azioni e quindi fondamentalmente avremo tradotto in maniera pragmatica tutto ciò che erano teorie e proposte. Bene, quest'anno l'abbiamo fatto. I famosi 14 progetti, che erano i cosiddetti quick wins, le prime parti da implementare, le abbiamo implementate. Siamo riusciti a creare una stretta collaborazione pubblico-privato, soprattutto grazie al supporto di città e istituzioni, e siamo riusciti ad implementare progetti che danno effettivamente un riscontro sul miglioramento della qualità della vita del cittadino. Cioè la Smart Mobility sta prendendo forma e sta diventando una realtà concreta. Questi 14 progetti poi sono soltanto l'inizio del nostro percorso. Come abbiamo detto l'anno scorso, in realtà già ad oggi ne abbiamo identificati 35. Questi primi 14 impattano trasporto pubblico, trasporto privato. Domani, con i restanti per arrivare al numero di 35, cominceremo a parlare di quello che è proprio la Smart Cities in senso lato. Non è solo la parte di Smart Mobility, quindi di mobilità connessa, ma è proprio la parte di città intelligente, comprendendo infrastrutture intelligenti, comprendendo mobilità intelligenti, per cercare di dare quello che è l'effettivo percorso della via italiana alla mobilità connessa, che è tra l'altro il nome del nostro evento.